Salve fighette, oggi sono qui per parlarvi di ben due armi: il fucile da cecchino e la pistola. Per cui non perdiamoci in chiacchiere e muoviamoci! La prima arma di cui vi voglio parlare è la Magnum. Ok, passiamo al gameplay perché sennò vanno iate troppo. La Magnum è una delle armi principali in questo gioco, ovvero è una delle armi che vi ritroverete più spesso a dover utilizzare, soprattutto perché una è una di quelle che avrete a disposizione spesso all'inizio della partita. Essa è un caricatore che può tenere 8 colpi e un massimo di munizioni in totale di 40. Ci vogliono 4 colpi per scudare e 7 per uccidere. Ha le stesse identiche caratteristiche del DMR, salvo il fatto che ha meno colpi in caricatore. Però può sparare più veloce. Quindi uh, le principali differenze col DMR sono queste Difatti anche lei può mirare, ha un mirino ottico per 2 invece che per 3 Però DMR e pistola sono molto simili Certo sarà molto più facile che finirete i colpi di pistola Soprattutto quando non riuscirete a centrare con ogni singolo proiettile il vostro avversario La Magnum pertanto è un'arma secondaria eccellente E io personalmente vi consiglio di utilizzarla con, uh, abbinata a un'arma spacca scudi Come può essere ad esempio la pistola al plasma un mio consiglio? Beh, sparate solo quando siete sicuri di centrare il bersaglio. La Magnum sa essere molto crudele quando non riuscite a sfruttare al massimo tutti i suoi proiettili. Finita la Magnum, direi che adesso possiamo passare al fucile di precisione. Il fucile di precisione è in assoluto una delle armi più potenti di questo gioco. Ha un caricatore che può tenere 4 proiettili e al massimo ne potete tenere 20. Per uccidere, ci impiega o un colpo in testa o due colpi nel corpo. Come di conseguenza, per togliere gli scudi, ce ne impiega solamente uno sul corpo. Beh, del resto è proprio come ve lo aspettate: letale a lungo raggio, pericolosa a medio e poco efficace a corto raggio anche se pur sempre pericoloso. È giusto ricordare che il fucile di precisione ha anche due livelli di zoom. Il lo zoom 5x e lo zoom 10x, anche se il suo mirino è talmente piccolo che è precisissimo anche senza mirare. Se invece volete sapere come vi conviene affrontare un cecchino, beh, eh, l'unica cosa che vi posso dire è che magari colpendolo con eh, eh, anche solo pochissimi proiettili, giusto per togliergli la mirata, Può essere una valida strategia per almeno allontanarsi dal suo campo d'azione. L'altro modo per eliminare il cecchino è con un altro cecchino possibilmente invisibile. Oppure cercare di prenderlo dalla corta distanza. Purtroppo il tempo a nostra disposizione finisce qui. Una arriva, ciao. E a voi, studio.